però sì, a questo punto anche della mostra d'oltremare, del villaggio della mostra d'oltremare. Io capisco che De Luca non accetta le regole, ma non è De Magistris o qualcuno, è la FISU, sono tutta la cabina di regia, compreso la regione, che ha preso queste decisioni, quindi non saprei veramente che dire. Sì, poi voglio dire, sulle preoccupazioni, che poi è bello vedere un De Luca che si scopre, tutore dei beni monumentali, del paesaggio, della città, c'è un sovrintendente che decide su questo e sarà lui che prenderà le valutazioni. Noi non sposiamo nessuna causa, noi sposiamo la causa di un evento importante per la città, che è il più grande evento sportivo di questi anni per il paese, che lo vogliamo fare con le mani pulite e che forse la nostra presenza ha sventato operazioni che erano tutt'altro che condivisibili, ecco, lo mettiamolo per adesso solo in questo modo, cioè dare 30-40 milioni così, pluff, a qualche titolare di navi. Invece noi vogliamo che l'evento si faccia bene, con onestà, con trasparenza, che ci siano lavori di infrastrutture nella città e nelle città coinvolte, che ci sia un grande indotto turistico e di comunicazione e che ci sia, lo dimentica De Luca di ricordarlo, una ricaduta sociale. Cioè noi avremo dopo 2.400 moduli abitativi a disposizione di Napoli, della regione e se vogliamo del paese, e che questi serviranno anche finalmente a terminare dei lavori annusi nella montagna. Noi abbiamo fatto come altri una serie di proposte, poi non ha deciso Luigi De Magistris, né può decidere chi utilizza, in qualche modo, tra virgolette, lo strumento ricattatorio. Io do i soldi, perché poi se vai a vedere i soldi non sono i soldi suoi e non sono nemmeno i soldi dei bilanci regionali, ma sono soldi diversi. Da questo punto di vista hanno deciso altri, ha deciso una cabina di regia in cui ci siamo tutti, quindi veramente non riesco a capire, ma a chi conviene questo continuo intossicamento e avvelenamento dei pozzi, delle acque, questa contrapposizione continua? Cioè noi riusciamo ad avere un clima, devo dire, di cooperazione istituzionale eccellente con tutti, cioè sulle università stiamo lavorando brillantemente con tutti, e devo dire che alla fine la stessa regione è dovuta venire su queste posizioni. Questa è una polemica proprio per in qualche modo intossicare un'iniziativa così bella come la conferenza stampa per la presentazione del programma. Cioè non c'ha nessun senso, perché è stato già deciso, quindi veramente non riesco a comprare. Poi se ci sono altri problemi decideranno altri, noi siamo in democrazia, ogni istituzione ha il suo ruolo.